Ciao a tutti. Pensavo fra me e me, chissà al mondo quante brave persone ci sono, quante persone che desiderano la giustizia, le cose buone, il bene comune. Il problema è incontrarle. Sono come diamanti fra le rocce. Le persone precarie, poi, sono come le foglie d'autunno, le incontri ovunque. Spesse volte le brave persone sono sole, soffrono, insomma, non se la passano bene. Però è pure vero che come disse una volta il presidente Sandro Pertini, più si soffre e migliori si diventa. Il fatto è che non si può soffrire sempre, non è giusto. Una persona dovrebbe soffrire, secondo me, giusto il tempo necessario a maturare e crescere, poi basta, poi dovrebbe vivere normalmente. Il divertimento, infatti, in giusta dose, nella giusta dose, non può mancare. Lo svago non può mancare nella vita di una persona. Però non deve essere troppo, perché il troppo storpia sempre. Il troppo vizia. Quando l'uomo si vizia, non pensa più alla sua condizione né all'altrui condizione, pensa solo al proprio ego. Proprio come tante persone di oggi. La vita di un uomo, secondo me, dovrebbe essere un misto, un intreccio di dovere e piacere. Oggi vado al mare, domani vado al lavoro, oggi vado al cimitero a commemorare i miei defunti, a trovare i miei defunti, domani porto la mia famiglia a fare un viaggetto per visitare posti diversi. E per imparare quante meraviglie ci sono nel mondo, quanto è stato grande l'uomo e cosa ha saputo realizzare col suo ingegno, a parte poi le meraviglie naturali. Non dobbiamo nemmeno dimenticare i nostri familiari, gli zii, i nonni e così via. Periodicamente dovremmo andarli a trovare, per fare loro compagnia, perché è bello stare con i propri familiari, a ridere, a scherzare e a raccontare storie. E quando capita anche a cenare o a pranzare insieme. Quando qualcuno di loro si ammala, poi non dovremmo mai tirarci indietro dall'andarlo a trovare, perché per un malato la compagnia è una grande medicina, l'affetto degli altri è una grande medicina. Dobbiamo regalare sempre i nostri sorrisi, perché fanno bene a chi li fa e a chi li riceve. Naturalmente, all'apice dei doveri c'è il lavoro. Ognuno di noi deve fare un lavoro per poter vivere e far vivere. Purtroppo però, oggigiorno c'è tanta gente che il lavoro non ce l'ha. E c'è tanta gente che vive solo di lavoro. Non pensa al resto, non pensa agli affetti, per esempio. Vorrei dire a queste persone,
che il lavoro non è tutto nella vita, non è uno scopo di vita, ma un mezzo per vivere, come lo sono i soldi. Il lavoro non è l'unico nostro fine, anzi non è proprio un fine, come pensano molti. Il lavoro è un mezzo per vivere, per guadagnare soldi e per vivere. Certo ci porta via molto tempo, ma dobbiamo sforzarci di trovare il tempo per tutto il resto. La maggior parte di chi lavora e basta. Il resto lo dimentica, lo dimentica. E questo è sbagliato. La cosa più importante, invece, sono gli affetti, l'amore per i figli, l'amore per il proprio compagno, la propria compagna, l'amore per gli altri. Non dovremmo mai anteporre il lavoro agli affetti e tutte alla cura del nostro essere e a tutte le altre cose belle della vita, che contano forse, diciamo di più del lavoro. Certo qualcuno di voi dirà: ma se non lavori non mangi. Lo so, ma il problema è che noi ci facciamo intrappolare, che molti si fanno intrappolare dal lavoro. Si fanno intrappolare dal lavoro e non vivono più. Magari poi si vanno in vacanza e si mettono la coscienza a posto dicendo: ma io sono andato in vacanza, mi sono preso dei giorni di ferie, ma poi alla fine dei conti in quei giorni di ferie non ha pensato nemmeno un secondo alla cura del proprio spirito, non ha pensato nemmeno un secondo a dare affetto ai suoi cari, non ha pensato nemmeno un secondo ad andare a trovare un parente, un amico, un affetto. Noi mettiamo di lavorare, partiamo subito in vacanza e tutto il resto non esiste. E poi la nostra vita cosa si riduce? Al lavoro e alla vacanza, al lavoro e alla vacanza. E quasi quasi la vacanza diventa routine, diventa dovere. Dover fare la vacanza. Dobbiamo fare le vacanze, dobbiamo partire. Come i regali, non sono più un piacere, adesso c'è il dovere di fare i regali ai compleanni, ai matrimoni, ai battesimi. Dobbiamo fare i regali, dobbiamo fare la vacanza. Dobbiamo lavorare. Tutta la vita si riduce a dei doveri, a degli obblighi, a delle abitudini. Tutto diventa abitudine. Ma non c'è solo il lavoro, non c'è solo la vacanza, c'è tutto il resto. C'è tutto il resto. Questo è il problema. Spesse volte
e 6 volte lo dimentichiamo. E tutto il resto, inclusa la cura del proprio essere, la disciplina della propria mente, è essenziale, perché specialmente oggi, quando si perde il lavoro, ci si sente persi, ci si dispera. È come se non si avesse più uno scopo nella vita. Ci si sente vuoti. Eppure abbiamo una moglie, abbiamo dei figli, abbiamo i nostri cari, abbiamo nostra madre, nostro padre, abbiamo una casa, abbiamo noi stessi. Ma si perde lavoro e ci si sente vuoti, ci si sente persi. È difficile, lo so. Quando non si hanno i soldi è difficile andare avanti. Però diventa più difficile se noi non abbiamo mai curato il nostro essere, la nostra mente. Se non ci siamo mai dotati di quelle armi psicologiche che possono ben tenerci lontani dalla depressione, dalla disperazione, dalla tristezza, dalla resa. Io credo che per chi oggi perde il lavoro, e non mi vergogno di dirlo perché non sono stato io a creare questo sistema, sono stati gli ideatori della globalizzazione che ci hanno portato a questo. La globalizzazione con i suoi pro e i suoi contro. Oggi chi perde il lavoro ha solamente due strade: o va all'estero e si prende la sua famiglia e se la porta all'estero, oppure protesta, si fa sentire e cerca, gira l'Italia e cerca in tutti i modi di trovare un'occupazione, ma deve farsi sentire, deve protestare, certo nei modi leciti, in modo lecito, ma deve protestare. Il problema è che qui le persone non si fanno sentire. Pochi si fanno sentire, quei pochi rimangono voci nel deserto. Questo è il problema. E poi è anche vero che bisogna unirsi per protestare, oppure se non vuole protestare, non vuole perdere tempo con i nostri politici che non fanno altro che creare danni su danni, perché loro ci stanno portando alla povertà. Questa cosa è certa, ci stanno portando alla povertà. Se non vuole perdere tempo con i nostri politici, può solo fare le valigie e andare all'estero. È terribile questa cosa, terribile, non lo so, dipende dai punti di vista. Per chi non vuole partire, per chi non vuole andare all'estero, non vuole lasciare la sua terra, è terribile. Ma il fatto è che la globalizzazione è questo. E la gente purtroppo o non lo vuole capire, o nessuno ce lo spiega.
O ce lo spiegano e non lo vogliamo capire, oppure non lo capiamo perché non ce lo spiega nessuno. Ma la globalizzazione è questa. La globalizzazione significa che tutto il mondo è paese, tutto il mondo è casa tua. Quindi se non trovi lavoro in Puglia, te ne vai in Australia, oppure te ne vai in Lombardia, oppure te ne vai in Canada. Tutto il mondo è paese. Questa è la globalizzazione. Il fatto è che le persone sono legate alla propria terra, al proprio territorio, alla propria casa, ai propri affetti, ma questo con la globalizzazione purtroppo non va d'accordo. Come si fa? Dicono che sono centinaia di aziende che chiudono al giorno, ogni giorno. E chi può trovare lavoro? Chi può trovare lavoro a tutte queste persone, a queste migliaia di persone che perdono il posto ogni giorno? I politici lo troveranno il lavoro a queste persone? I politici, i sindacati? Non penso. È pura utopia pensare e credere a queste cose. I politici non stanno pensando ai singoli che perdono il lavoro. I politici stanno pensando a portarci verso una certa meta, verso la piena realizzazione della globalizzazione. Adesso non voglio parlare di complotti, di poteri forti, di lobby. Non voglio parlare di queste porcherie, non voglio parlare di chi sta dietro i governi, non voglio parlare di multinazionali, non voglio parlare del fatto che ci stanno portando non so dove, ma di certo l'Italia e gli italiani la pagheranno cara, questa ostinazione di questi politici che ci stanno governando a portarci verso, non voglio dire dove. E poi alla realizzazione della globalizzazione si è aggiunta anche l'Europa, l'euro. L'Europa e l'euro che sono state fatte con i piedi, perché se fossero state fatte bene, l'euro non ci avrebbe portati alla povertà, perché ci sta portando alla povertà. L'Europa e l'euro sono stati fatti con i piedi, soprattutto l'unione economica. L'unione economica e monetaria dell'Europa è stata fatta con i piedi. Ecco perché stiamo vivendo questo periodo brutto. Quindi la globalizzazione da una parte, l'Europa dall'altra, e stiamo messi bene. Quindi io dico a chi ha perso il lavoro, se puoi parti, non perdere tempo perché i sindacati e i politici non stanno pensando a te, non perdere tempo. Questa è la globalizzazione purtroppo. Non so se quelli che l'hanno ideata siano persone normali, sane di mente, o siano persone malate, molto malate. Allora, a me va bene la globalizzazione del cibo, per esempio. In Italia posso mangiare il cibo del Giappone, in Italia posso mangiare il cibo della Cina, in Cina possono mangiare il cibo dell'Italia, il cibo dell'America, in America possono mangiare il cibo del Giappone. Mi va bene la globalizzazione delle culture, io che posso leggere della cultura giapponese, della cultura cinese, della cultura americana, della cultura indiana.
mi va bene la globalizzazione del vino, io che posso bere il vino americano, sto facendo degli esempi, io che posso mangiare la pasta cinese, che posso mangiare, insomma, queste cose mi vanno pure bene, anzi, può darsi siano bellissime queste cose. Ma il problema è che la globalizzazione, sta uccidendo, soprattutto la globalizzazione economica, è quella che sta travolgendo le nostre vite, che sta stravolgendo le nostre vite, la globalizzazione economica. Il fatto che la piccola impresa non va più bene. Con la globalizzazione la piccola e la media impresa non vanno più bene, devi essere grande. Il piccolo appezzamento terriero non va più bene, devi avere tante terre, grandi estensioni. Allora cosa si può fare in tutto questo flagello? O devi puntare sulla qualità, sui mercati di nicchia, punti sulla qualità, oppure diventi grande, fai le cooperative, fai consorzi, cooperative di cooperative, ci si mette insieme, ci si unisce, perché poi alla fine dei conti, per poter competere a livello mondiale bisogna essere di una certa grandezza, di una certa importanza. Addirittura la Fiat si è unita alla Chrysler. E io imprenditore che ho 50 dipendenti, a chi mi devo unire per mantenermi a galla? Per forza devo unirmi a qualcun altro. Come fa un'impresa di 50 dipendenti a sopravvivere se addirittura la Fiat da sola non ce la faceva e si è unita la Chrysler, e la Chrysler da sola era fallita e si è unita la Fiat? Cioè, o sei grande o sei morto. Questo è il problema. La globalizzazione economica, questo è il problema. Io fermo qui. Mi fermo qui. Grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.